della preghiera dell'Angelus, che tra poco, pochissimi secondi, sarà guidata dal Papa. E su Vatican News c'è una riflessione sempre del Papa che guarda gli anziani. È un tweet del Papa fatto in occasione della giornata internazionale per le persone anziane istituita dalle Nazioni Unite. Il Papa ha scritto: in un mondo di guerra serve la tenerezza degli anziani. Così il tema della guerra che ritorna nelle parole di Papa Francesco. Vediamo brevemente il SIR, l'agenzia di stampa della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ricorda che in Europa oggi si vota in Bosnia-Erzegovina, siamo nei Balcani, un paese diviso dove tornano anche i fantasmi, secondo l'agenzia di informazione della Chiesa italiana, del nazionalismo, e si vota oggi anche in Bulgaria, quindi due appuntamenti importanti. Si vota oltreoceano anche in Brasile. Tutto questo sarà oggetto poi di approfondimenti su Vatican News e sulla Radio Vaticana. Sentite l'applauso dei pellegrini, seguiamo quanto tra poco dirà Papa Francesco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'andamento della guerra in Ucraina è diventato talmente grave, devastante e minaccioso da suscitare grande preoccupazione. Per questo oggi vorrei dedicarvi la intera riflessione prima dell'Angelus. Infatti, questa terribile e inconcepibile ferita dell'umanità, anziché rimarginarsi, continua a sanguinare sempre di più, rischiando di allargarsi. Mi affliggono i fiumi di sangue e di lacrime versati in questi mesi. Mi addolorano le migliaia di vittime, in particolare tra i bambini, e le tante distruzioni che hanno lasciato senza casa molte persone e famiglie e minacciano con il freddo e la fame vasti territori. Certe azioni non possono mai essere giustificate, mai. È angosciante che il mondo stia imparando la geografia dell'Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, Izum, Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di sofferenze e paure indescrivibili. E che dire del fatto che l'umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica? È assurdo. Che cosa deve ancora succedere? Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo una distruzione? In nome di Dio, in nome del senso di umanità che alberga in ogni cuore, rinnovo il mio appello affinché si giunga subito al cessate il fuoco. Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per avviare negoziati capace di condurre a soluzioni non imposte con la forza, ma concordate, giuste, stabili. E tali saranno se fondate sul rispetto del sacrosanto valore della vita umana, nonché della sovranità e dell'integrità territoriale di ogni paese, come pure dei diritti delle minoranze e delle legittime preoccupazioni. Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni con ulteriori azioni contrarie ai principi del diritto internazionale. Essa infatti aumenta il rischio di un'escalation nucleare fino a far temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale. Il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D'altra parte, addolorato
per l'immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell'aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell'Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace. A tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle nazioni chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. Per favore, facciamo respirare alle giovani generazioni l'aria santa della pace, non quella inquinata della guerra, che è una pazzia. Dopo 7 mesi di ostilità, si faccia un ricorso a tutti gli strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa immane tragedia. La guerra in sé stessa è un errore e un orrore. Confidiamo nella misericordia di Dio che può cambiare i cuori e nell'intercessione materna della Regina della Pace nel momento in cui si eleva la supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il suo santuario e in tante parti del mondo. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passione meius et crucem, resurrezione e gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, sono vicino alle popolazioni di Cuba e della Florida, colpite da un violento uragano. Il Signore accolga le vittime, dia conforto alla speranza a quanti soffrono e sostengano l'impegno di solidarietà. E prego anche per quanti hanno perso la vita e sono rimasti feriti negli scontri scoppiati dopo una partita di calcio a Malang in Indonesia. Questa sera avrà luogo sulla facciata della Basilica di San Pietro la proiezione di un'opera audiovisiva sulla figura dell'Apostolo Pietro. Le proiezioni saranno ripetute fino al 16 ottobre, ogni sera dalle 21 alle 23. Ringrazio quanti hanno lavorato per questa iniziativa,
che inauguro un itinerario pastorale dedicato a San Pietro e alla sua missione. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni. Particolare saluto il gruppo della diocesi di Nanterre, Francia, e quello della missione cattolica italiana di Karlsruhe, Germania. Saluto i fedeli di Cordenon, Corbetta, Arcade Povegliano, Formia, Grumo Apula e Cagliari. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Così l'Angelus, sono le 12.09, amici ascoltatori, avete sentito un forte, fortissimo appello per la pace di Papa Francesco. Il Papa ha detto: il mio appello si rivolge innanzitutto al Presidente della Federazione Russa, supplicandolo di fermare, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte. D'altra parte, profondamente addolorato per l'immane sofferenza della popolazione ucraina a seguito dell'aggressione subita, dirigo un altrettanto fiducioso appello al Presidente dell'Ucraina ad essere aperto a serie proposte di pace. A tutti i protagonisti della vita internazionale, ai responsabili politici delle nazioni, chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle loro possibilità per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation, e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo. Questo in estrema sintesi l'appello di Papa Francesco, un appello nel quale il Papa ha parlato di una guerra che sta ferendo l'umanità, un'umanità che sanguina sempre di più in un conflitto che rischia di allargarsi. E soprattutto il pensiero del Papa è andato alle vittime, in particolare ai bambini, ma anche alla distruzione di intere comunità, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista di materiale, di case, di ambienti. E soprattutto il Papa ha sottolineato come certe azioni non possono essere mai giustificate. E poi un pensiero più generale: l'umanità si trova di nuovo davanti alla minaccia atomica e in nome di Dio ha rinnovato l'appello per il cessate il fuoco. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, un saluto a quanti ci hanno seguito attraverso Vatican News, attraverso il video e l'audio della Radio Vaticana. Per chi ci segue via radio, noi proseguiremo tra poco e commenteremo sulla Radio Vaticana l'appello alla pace e al cessate il fuoco di Papa Francesco. Grazie a Giuseppe Mauriello, da Luca Collodi, grazie a quanti ci hanno seguito su Radio Vaticana, Vatican News.